Partita. Sembra di sì. Signore, signori, benvenuti in un nuovo video su Emilio. E oggi finalmente siamo tornati. Madonna, quanto tempo è passato. Quanto tempo è passato. E niente, oggi siamo tornati in un nuovo vlog. Più o meno, sarà un video un po' particolare. Vi farò vedere un po' di cose. Come state, ragazzi? L'ultima volta che ho fatto un video qui sul canale, andiamo indietro, secondo me, tipo 4 mesi fa. Una roba assurda. E come ben sapete ho un po' abbandonato YouTube, mi sono dedicato a Twitch, adesso sono fermo anche un po' con Twitch e vi spiegherò poi anche il motivo, però una cosa è certa, ritorneranno le live su Twitch a una qualità che manco immaginate. Meno male, se tutto va secondo i piani ritornerò anche a fare le dirette. E niente raga, lasciate stare che sono un po' impacciato con la telecamera perché non vi giuro, non riesco più neanche a fare un video. Comunque oggi siamo qua in un video un po' particolare, nel senso che sarà tipo un po' un miscuglio, ok? Vi faccio vedere un po' la mia postazione da gioco, che sono cambiate alcune cose, e dopodiché andremo da Lorenzo perché voi non avete mai visto la sua nuova casa, quindi facciamo un tour veloce della sua nuova casa dove è trasferito, con anche la sua postazione, perché ultimamente proprio fresco ieri ha aggiunto una cosa molto figa alla sua postazione. Vedremo tutto, facciamo un tour violento, cioè facciamo le cose tutte piene, perfette. Velocemente, perché ho smesso un attimo di fare dirette, allora diciamo che mi ero un po' rotto le scatole di ogni volta che strappavo una diretta, una qualità di merda, perché come ben sapete ho una connessione del cazzo, quindi mi ero rotto le scatole ogni volta che facevo partire una diretta, magari saltava e farla una qualità indecente. Adesso per fortuna forse abbiamo trovato un attimo una soluzione e quindi riuscirò a fare una bellissima diretta in 1080-60 con non so quanto di bitrate, una roba assurda. Comunque, chiusa questa parentesi, spero di poter ricominciare il prima possibile. Fino ad allora mi trovate insieme al buon Rubaldone che facciamo le live. Tour della camera, cos'è cambiato di questa camera in tutti questi mesi? Non è cambiato più di tanto, però alcune cose sì. Allora, partiamo un attimo con la scrivania perché so che a voi frega di tutto questo, ok? Allora, la tastiera, non mi ricordo se nell'ultimo video che avevo messo c'era già, comunque la Dassy One 2 mini, che si può anche scollegare, ve la potete portare dove cazzo vi pare. Come si collega adesso? Ok, perfetto. E il mouse, che è Glorious Model O, è un mouse molto molto leggero, parliamo, adesso non vorrei dire una cagata, ma siamo sui 60 grammi più o meno, una roba del genere, veramente leggero, ed è a cavo, tappetino, quello dei Fanatic. Comunque, al di là del fatto che c'è dei Fanatic, non me ne frega proprio un cazzo, funziona bene. Ho dovuto prendere un tappetone gigante per tenere tutto questo. E il computer è rimasto uguale, non è cambiato assolutamente niente. Ho cambiato le cuffie, ho preso le DT 990 Pro, che ovviamente queste cuffie qua funzionano se avete una scheda audio, ok, esterna, e funzionano veramente bene, da Dio proprio. Cioè, sono delle cuffie madornali, non costano neanche tanto le cuffie, però insieme alla scheda audio, quindi se non ce l'avete è un po' un problema. Poi della postazione sono cambiati i LED. Ho comprato i LED quelli della Philips, costano la fucilata eterna del signore, però sono veramente fighi. Che sono ovviamente questi qua, quelli tutti intorno alla scrivania e dietro il monitor, che li posso controllare sia dallo Stream Deck. Ok, e da qua poi si riaccendono. Ti accendi? Grazie. Ok, perfetto. Oppure dal telefono, come vedete, vedete parolona, non si vede un cazzo. C'è scritto postazione, accendo e li spengo. Ovviamente anche quelli lì sono le lampadine della Philips, che posso controllare sia con il buon telefono tramite l'applicazione, se riesco a farvelo vedere. Ok. E ok, così si accendono. Oppure molto semplicemente tramite il suo telecomandino apposta. Ok, spegni, si accende, e qua regolo la luminosità, posso cambiare con il doppio clic, metterci le luci che voglio praticamente. Questa è quella più figa, ok? Qua si vede un po' blu, adesso non vedete un cazzo, però va bene.
Ovviamente ho anche il telecomandino qua. Perfetto. Ma è roba. Ma è una bella maglia. Poi un'altra cosa che è cambiata di questa camera è il letto, ok? Vi ricordate il mio vecchio letto tutto bello scasso, faceva schifo il buco del culo? Ecco bene, perfetto, grande. Adesso l'ho preso un po' più grande con Rick e Morty, il mio pigiamino. Lasciami stare il pigiamino. E niente, quindi c'è tutto questo letto gigante, che c'è anche un cassettone gigante sotto, che in una camera di un nerd cosa volete trovare sotto il letto? Mouse, che ho provato, il Model O, il Model D, e qua praticamente ci sono cose, tastiere, scatole, cose, volete una 1080 Ti? Ecco, bene, e tutte queste cose qua. Durissimo a chiudersi. L'ultima cosa, non c'ho più l'allenamento. Ultima cosa che è cambiata di questa cazzo di camera, la metto, la posizione. Signorotti belli, ho comprato la TV. Dove cazzo è il telecomando? Ok, accendiamo la TV. Il bello di questa TV che c'ha le luci dietro, ok, che cambiano colore. Come potete vedere, cambiano colore in base all'immagine o al suono, potete deciderlo voi. Quindi non lo so, andiamo su Netflix, proprio veloce, facciamo partire un qualcosa, Griffin, proprio veloce. E violenza in TV, che cuori dei programmi ormai non ci sono più. E vedete che adesso qui dietro cambia colore in base alla scena. La famiglia Griffin è qui. Così mi segue nel video, tanto non me ne frega un cazzo. Va bene, perfetto. Comunque, al di là di questo, spegniamo la TV. E niente, quindi adesso vado a mangiare, poi vado da buon Lorenzo, quindi ci vediamo dopo che vi faccio vedere un po' cosa ha fatto il buon Lorenzo. Madre di Dio! L'indirizzo è 4 River Drive. Buonasera! Ma è messo in postazione, in posizione. Questa è la posizione del classico casalingo pantanese. Quarantena e via. Raga, mi raccomando, mettetevi anche voi la pasqualina. Esatto. Permesso, allora, non hanno mai visto casa tua. Non hanno mai visto casa tua. Questa cosa qua la teniamo. Facciamo un tour proprio veloce, ma proprio veloce. Ma proprio una roba. Allora, questa è la porta. E qui ci sono delle ciabatte. Sì, buon posto. E questa niente, finita casa, raga. Questa casa mia finita, basta. Finita qui, normalissimo, una TV, un frigo, una cucina, che cazzo volete di più? Cioè, c'è il cibo, c'è. Vuoi una banana? Se volete la banana, ma mangi la banana, sono già a posto, no? A posto. Di qua ci sono poi le sue cose. Mascherine, bagno, stanzino per stirare, camera da letto. Ma passiamo al sodo. E io che lo dico, io lo dico. E io te lo dico anche, i cazzi miei non me li faccio. Comunque. Tanto vorrei far notare. Attenzione, non mi dico cosa c'è di sotto. Lascia stare, eccolo qua. Eccoci qua. Lasciamo stare quello là per ultimo. Qui c'è un bellissimo. Madonna, più grosso di me. Porca puttana, quanto è? 55 pollici. Pulito. Ovviamente, LED Philips a mani bassissime. E là c'è la cosiddetta, prima di passare alla cosiddetta che ancora devo vedere anch'io, raga, qui c'è qualcosina, giusto quei, questo è un armadietto, ma giusto quel NAS messo lì, un po' quei due tre cosine, quei 12 tera di spazio, ma che, sì, robetta, raga, robetta
ovviamente. Vabbè, questo, ovviamente questo rimane sempre con me. Comunque. Non può mancare. E qui c'è la postazione computer, che ve lo ricordate, che assemblammo, che dentro però sto giro c'è una 2080 Super, non so se renderò l'idea. Molto bene, con anche i cavi, tutto. È bella, bella tozza, bella grossa, mi piace. E qui ci sono, finalmente, si è deciso di prendere sti monitor manca a 144 Hz. Manca il terzo, arriverà, raga, due monitor, 27 pollici, non so se rendo, 27 pollici, 144 Hz. Quello lì arriva fino a 165. Questo è 165, quello è 144 curvo. Esatto. Da Dio, raga. Da Dio. Non è buona. È buona. Super tastiera, raga. Yeah. Wireless. Non so se rendo l'idea. Pesa più di me questa tastiera. No, in realtà il cavo non c'è. È esatto. Trasparente. Quindi io posso portarlo là in fondo. Esatto, c'è il cavo. Però esatto. Si allunga. Esatto. Un po' di colori, mouse, la solita postazione, comunque bene o male, più o meno ha cambiato il piano, perché prima c'avevo un altro piano e l'avevo talmente riempito di buchi quello vecchio, non perché gli davo i pugni, no, ma perché c'erano troppi buchi in generale, c'era troppa roba, che ha deciso, beh dai, basta, adesso rifacciamo il piano nuovo. Raga, che dire, vi garba o non vi garba? Ha fatto bene a passare da un 35 pollici 21 noni a due monitor? Cioè, ha fatto bene sì o ha fatto bene sì? Qua aspettiamo il terzo. Sì. Quando è che prende il terzo? Quando è che arriva il terzo? Ce lo dica. Ce lo dica. Non me lo regali. Da Dio. E niente ragazzi, concludo con questo video, spero veramente che vi sia piaciuto, fatemi sapere che sapete nei commenti cosa ne pensate e niente, io vi aspetto ovviamente su Twitch dal buon Rubaldone, però prossimamente ricomincerò anche io con le dirette, quindi come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook, Instagram e anche a Twitch, trovate tutti i vari link qui sotto in descrizione. Noi signori ci vediamo alla prossima, ciao!